Meteo Station, ottava puntata. Ho creato un file PHP per catturare i dati di temperatura, umidità e pressione dentro un database MySQL. Questo è lo script che si collega appunto al database e inserisce dentro la tabella Meteo Station i dati. Andando a inserire, richiamando questa pagina, la temperatura, vengono inseriti i dati. Il server risponde con data input ok. Qua ad esempio ho messo una temperatura di 34. Metto un altro dato tipo 35, poi per esempio un altro dato tipo 36. Ho fatto un'altra pagina PHP per vedere i dati in tabella e questi sono gli ultimi dati che ho messo dentro con l'orario e un'altra pagina per visualizzarli. Adesso la aggiorniamo. Praticamente sulle linee orizzontali mi viene dato il tempo con l'orario e sulle righe orizzontali la temperatura. Questi sono dati fittizi di prova e il prossimo passo è fare sì che l'Arduino scriva direttamente sul web server queste misure, di modo che così in tempo reale sul sito vengono registrati i dati acquisiti di temperatura, umidità e pressione. Per fare i grafici ho utilizzato una funzione di JSON tramite i chart di Google. Infatti il file che fa questa grafica è questo qui e quindi recupera i dati temperatura, la data appunto del dato, li inserisce in un array e poi invoca questi script JavaScript.